Ciao a tutti! Oggi leggiamo insieme I miei vicini di casa. Prima di passare alla lettura, vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sul tasto rosso iscriviti qui sotto il video. Grazie! Mi chiamo Dorotea e ho dei vicini di casa proprio strani. Esotici è il termine giusto. Provengono infatti da ogni parte del mondo. Ogni mattina passo a salutarli. Da quando li conosco, non riesco a stare più di un giorno senza vederli. Vuoi sapere perché? Il collo della giraffa è un ottimo scivolo. Credimi, è uno spasso. Il cammello è meglio di una palestra. In più, se cado, mi vengono in aiuto due soffici airbag. E se voglio attirare l'attenzione di qualcuno, non c'è niente di meglio del potente ruggito del leone. Il fenicottero mi insegna a stare in equilibrio su una gamba sola. Potrà essermi utile un giorno. Il coccodrillo non ha una bella reputazione, ma una volta che lo conosci meglio, non è poi così male, parola mia. È sempre molto disponibile e mi aiuta nei momenti di difficoltà. Per un relax totale ti raccomando l'orso polare. Nessun letto è così morbido e caldo. Ah! Il pappagallo mi fa ridere a crepapelle. Racconta barzellette spassiosissime. La sai quella della scimmia innamorata di una pulce e quella del tonno in scatola? L'elefante invece non si stanca mai di ascoltarmi. Perché avrebbe quelle grandi orecchie se no? Inoltre sa tenere un segreto. Oggigiorno è una qualità rara. Quando è il momento di salutarli li riempo sempre di baci. Smack, smack, smack. Ho dei vicini di casa proprio strani. Esotici è il termine giusto. E non li cambierei per niente al mondo, perché sono unici e speciali. Fine. Se queste letture vi piacciono, lasciate un mi piace al video. Grazie.